Presidente, c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario, un'inaugurazione, diciamo, con tutti i canoni del rispetto delle norme anti-Covid. Durante la sua relazione lei ha tracciato alcuni punti veramente importanti per questo nostro territorio. Partiamo dalla ricerca ancora di Matteo Messina Denaro e dell'importanza per la lotta contro la mafia. Proprio in quest'anno è stato celebrato il processo che in primo grado ha sancito la condanna di Matteo Messina Denaro quale responsabile per le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Rimane però la latitanza di Matteo Messina Denaro dal 1993 ed è una latitanza che segnala la necessità che lo Stato sia in allerta e che si attivi. Il piano dell'investigazione è diverso da quello della giurisdizione. La giurisdizione va avanti, sono due piani in sinergia, ma l'intelligence brillante e soprattutto tempestiva è quella che consente anche di arrivare a risultati in una tempistica che sia più veloce di quella della mafia, che corre più del virus. Ed è una corsa che ci fa paura, ma alla quale dobbiamo reagire, magistrati e forze dell'ordine insieme. Il Covid corre veloce, la mafia corre ancora più veloce e si scherma con una maschera molto più protettiva di quella che dovrebbe garantirci lo scudo dalla pandemia. Quanto e soprattutto come ha inciso questo anno, annus terribilis, di pandemia sulla giustizia, sui vostri procedimenti? Quanto ha rallentato la macchina della giustizia, che già a volte è abbastanza lenta? Purtroppo ha inciso e sarebbe insomma, non realistico rispondere diversamente, non prendere atto di questa realtà. Basti pensare che c'è stato un vero e proprio congelamento delle udienze da marzo a maggio. Tranne le priorità ex legge, le udienze si sono arrestate e questo soprattutto in civile ha avuto un effetto dirompente, con grave danno anche per l'avvocatura, perché di questo dobbiamo parlare. Però se mi è consentito prima di tracciare, sia pure in sintesi, quelli che sono stati gli effetti, soprattutto sul versante civile, a me sembra doveroso, ma doveroso proprio perché dà merito a chi si è speso tantissimo per tutti noi. Intanto a livello nazionale tutti i medici, loro sì, veri eroi, che ci hanno tutelato in modo straordinario. A me sembra che sia l'adunanza simbolica dell'inaugurazione dell'anno giudiziario è l'occasione buona per dirlo con forza. Io l'ho detto, l'ho affidato alla relazione contenuta nel libro, ma soprattutto voglio ringraziare l'ASP di Caltanissetta, un'ASP che ha dimostrato non soltanto competenza, ma tenacia e assiduità che ci hanno consentito di non andare veramente in quarantena sotto il profilo della giustizia, vale a dire di lavorare in una condizione di difficoltà estrema. Un ringraziamento particolare devo rivolgere soprattutto al direttore sanitario dell'ASP, Marcella Santino, che è stata in grado di risponderci a qualsiasi ora, anche di notte se era necessario. Abbiamo dovuto decidere con urgenza, non con velocità. E l'urgenza è qualcosa di diverso, cioè vale a dire che viene ancora prima della velocità. Senza l'apporto della direzione sanitaria dell'ASP noi non ci saremmo riusciti, come ringrazio anche il direttore dello SPEM di Caltanissetta, dottore Francesco Iacona, e il direttore dell'ASP, ingegnere Alessandro Caltagirone. Sono intervenuti sempre, mi hanno consentito anche la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario e per questo io ritengo che meritino un grandissimo rispetto. Basti pensare che tutto il personale ha potuto usufruire delle modalità dei testi rapidi in drive-in subito, appena lo abbiamo richiesto e tempestivamente, quindi una profonda riconoscenza voglio esprimere nei confronti dell'ASP di Caltanissetta e nei confronti di tutti i medici, tutti gli infermieri, il personale sanitario che non ci hanno mai abbandonato e con spirito di sacrificio eroico e assoluta fedeltà
al giuramento che hanno prestato, continuano a tutelare la salute di tutti noi. Ritengo che sia doveroso dirlo e sono certa di interpretare un pensiero corale, vale a dire un pensiero che non è soltanto mio. Grazie per questo. Voi avete avuto anche delle perdite in fatto di uomini, avete avuto un decesso qui a Palazzo ed è stata anche, diciamo, un lutto, avete avuto anche un lutto. Un gravissimo lutto. Io ho ricordato il nostro ausiliario Calogero Pera perché era doveroso da parte mia. Di certo non posso dire ne abbiamo avuto uno solo, per fortuna, perché una vita umana vale quanto mille vite. Certo. Parlavamo poco fa, Presidente, appunto di come ha inciso invece il Covid sul lavoro, sulla modalità del lavoro, sia dal punto di vista del civile, ma anche del penale. Usciamo da una... Intanto, perché di certo vi è stato questo congelamento, inutile negarlo, è un congelamento che è durato per questo lungo periodo, quindi da marzo a maggio. Poi c'è stata una faticosa lenta ripresa, ma che ha dovuto scontare la necessità del distanziamento sociale. E proprio perché i capi degli uffici giudiziari sono stati investiti a quel punto, cioè dopo maggio, di poteri organizzativi, è stato molto difficile organizzare le udienze. È stato molto difficile scongiurare anche e doverosamente gli assembramenti. È stato anche necessario ridurre il numero delle udienze, ciò non di meno siamo riusciti ad andare avanti, sia pure con difficoltà. Adesso lei ha fatto un altro piano di organizzazione subito dopo il suo confronto con gli avvocati penalisti. Le udienze come saranno? Come anche per gli utenti, lo diciamo anche a loro. Non gestisco mai da sola, ma dopo confronto. Gli avvocati sono i protagonisti necessari, ma soprattutto sono i protagonisti anche tutti i magistrati che mi collaborano e il personale amministrativo. Inutile negare che lo smart working, doveroso, a tutela della salute, a fronte di organici comunque insufficienti, lo smart working del personale amministrativo ha inciso sull'andamento della giurisdizione, perché dobbiamo fare i conti anche col personale che è in presenza. Abbiamo, dopo un confronto con l'avvocatura, concordato di continuare e doverosamente nelle misure necessarie, se necessario di ridurre anche i processi, ma questo è un danno sicuramente. Al civile noi non abbiamo avuto riduzioni al Tribunale di Caltanissetta, diciamo riduzioni importanti, a Enna e Gela invece c'è stata una riduzione, quindi un aumento delle pendenze, perché Enna e Gela, territori rilevantissimi per la qualità del contenzioso, nonostante la tenacia dei colleghi, hanno dovuto scontare l'insufficienza degli organici, sia di magistratura che del personale amministrativo. Per cui noi abbiamo invocato con forza questi aumenti, sappiamo che arriveranno dei magistrati in più, sia al Tribunale di Caltanissetta un'unità, due alla Corte di Appello di Caltanissetta, uno al Tribunale per i minorenni, altro settore nevralgico, in cui il tasso di devianza giovanile incide moltissimo, la priorità doverosa delle risposte negli affidi incide moltissimo e non possiamo lavorare soltanto con due magistrati togati e del tutto insufficiente l'organico, va detto con forza. Ma anche il presidente, non abbiamo il presidente perché è stato trasferito. Quindi noi non abbiamo, il vicario sta per andare in congedo per quiescenza per raggiunti limiti di età. A Gela manca ancora il presidente del tribunale. Gela è una realtà importantissima che richiede strutture e risorse umane e personali di magistratura togata e anche onoraria. È urgente perché il tasso di criminalità è imponente. Il contenzioso, anche civile, ha una domanda importante in tutto il distretto. E ricordiamo, diciamolo chiaro, il civile è l'anticamera del penale, perché laddove il civile arretra, il penale avanza. Quindi noi dobbiamo dare assoluta priorità al versante civile e fare in modo che siano migliorate risorse e strutture. L'informatizzazione è un volano, non si può tornare indietro e meno male che c'è. Ci ha consentito di andare avanti, la digitalizzazione è una realtà, soprattutto il Ministero non ci ha mai abbandonato sotto questo profilo,
ma occorre la formazione, occorrono nuove leve, occorre l'ingresso anche di forze giovani, perché formate su un versante che richiede la specializzazione di competenze sempre più informatiche. La pandemia ed è stato un passaggio che lei ha fatto anche all'interno della sua relazione, ha avuto purtroppo una recrudescenza di codici rossi. Notevole. Sono aumentati del 51% i maltrattamenti in famiglia. Sono aumentate anche, purtroppo, appunto, le liti endofamiliari, anche se non sfociate in episodi di vere e proprie lesioni, quindi con un aumento anche dei contenziosi sul versante civile. Tutto questo ci deve fare molto riflettere. Occorre molta attenzione e soprattutto per quanto riguarda, il codice rosso, è una riforma importantissima, importantissima perché tutta calibrata sulla tempistica. Siamo stati condannati in sede europea perché non siamo arrivati in tempo nella vicenda Talpis. Arrivare in tempo è tutto su questo versante, come è tutto sul versante della devianza giovanile. Gela è un contenitore di devianza giovanile, perché la mafia si scherma attraverso i giovani, li mette sulle piazze a spacciare e persino a essere collettori di proventi estorsivi. Gela sotto questo profilo ha una devianza dirompente. Il problema non è soltanto la giurisdizione, ricordiamocelo, è la prevenzione, è la formazione, è la famiglia, dove la famiglia non c'è la scuola. Però c'è stata anche una buona notizia, lei ha raccontato una buona notizia che attendiamo da tempo, quella dell'edilizia giudiziaria che pare essere ripartita in maniera spedita, insomma, quindi avremo il prolungamento del palazzo a breve. Che novità ci dà da questo punto di vista? Delle ottime novità, per cui mi sento di ringraziare anche l'interazione che ho avuto col Provveditorato per Repubblica Sicilia e Calabria e da ultimo anche con il sindaco, con il comune e soprattutto con l'ufficio tecnico del comune di Caltanissetta, che al cui interno ci sono delle professionalità qualificate. La notizia buona è che finalmente il Palazzo di Giustizia satellite deve ripartire perché la gara è stata definita, la nuova gara. E addirittura è stato riconfermato l'architetto armatore come direttore dei lavori e anche le due figure professionali dell'ispettore operativo, direttore di cantiere, sono al più presto, appunto, uno è stato addirittura già nominato, per come mi ha comunicato il comune, e ne sono veramente molto, molto lieta. È un tema importante, perché è un tema che ripropone la grande questione degli appalti e anche la necessità di uno snellimento degli appalti, fermo restando la necessità di rigide regole della procedura che ne garantiscano la trasparenza. Ma è cosa diversa dalla vischiosità della procedura, che è un danno all'Italia e che va evitata. Gli appalti si devono muovere, devono andare avanti, sviluppano l'economia e soprattutto danno benessere. Senza questo benessere organizzativo, la giustizia non può planare, soprattutto in tempo di Covid, perché il distanziamento è tutto ed è legato all'edilizia. Noi abbiamo spazi angusti. Questa intervista la stiamo rilasciando nell'Aula Magna perché è uno dei pochissimi spazi ampi. Non ce ne sono spazi ampi. Abbiamo avuto Covid in uffici nevralgici come quello di Procura, perché non si sa dove mettere le persone e il procuratore della Repubblica reggente è in grave difficoltà e deve essere sostenuto. Occorrono nuovi locali, non possiamo andare avanti. Il Covid impone un'accentuazione della sfida del benessere organizzativo che passa assolutamente attraverso le risorse strutturali. Quindi noi lo chiediamo ed è lo Stato che se ne deve fare carico. Come si deve fare carico della prevenzione, come si deve fare carico dell'attenzione sul territorio. E questa è un'attenzione, è un territorio di massima allerta. Presidente, io vorrei concludere questa nostra conversazione con un riferimento al futuro. Lei ha citato nella sua relazione Hannah Arendt, il messaggio che lascia Hannah Arendt.
E io le volevo chiedere questo, a un giovane magistrato che comincia la sua carriera, lei in questo momento storico cosa direbbe? Poche parole, ma essenziali. Pochissime. Confezionare l'unica toga che gli dà lustro, quindi una toga che sia fatta di umiltà, consapevolezza dei propri limiti e soprattutto pensione ideale, pari a quella che ci hanno trasmesso tanti e tanti magistrati. E da ultimo, proprio in quest'aula, Rosario Livatino. Semplice, umile. Adesso prossima alla beatificazione. Ma non è la vocazione di martire che dobbiamo avere. Noi abbiamo un'unica vocazione, e che sia quella vera, autentica, la vocazione del servizio, dell'umiltà, della semplicità e soprattutto quella di essere consapevoli che gli altri possono accettare un potere così grande come quello che ci viene attribuito soltanto se dimostriamo di esserne degni anche al di fuori delle mura giudiziarie, vale a dire in tutto il nostro percorso esistenziale. Questo è il messaggio che ho già dato ai giovani magistrati quando si sono immessi in possesso e che sono certa vorranno recepire. Grazie, Presidente. Grazie a lei.